e di 4 soldati israeliani feriti, di cui uno in gravi condizioni. Il bilancio dell'esplosione di Nordigno lungo il confine con la Siria, sulle alture del Golan. I soldati sono stati evacuati con elicotteri. A dirlo l'esercito israeliano, che ha risposto con colpi d'artiglieria verso postazioni militari siriane. Secondo una prima indagine militare, una bomba è esplosa al passaggio di una jeep di pattuglia. Durissimo il premier Netanyahu. Oltre il confine, ha detto, sul Golan si ammassano elementi del jihadismo mondiale e di Hezbollah. Ciò per noi rappresenta una nuova sfida che combatteremo.